Siamo a Bellaria perché, come a Torre Pedrera, qui si trova una torre saracena, ossia una delle sei torri che furono fatte fare dallo Stato della Chiesa nel 1673 per difendere le nostre coste, che sono basse e sabbiose, quindi è facilmente conquistabili dal mare, dalle invasioni dei pirati. Chi erano questi pirati? Non erano altro che corsari barbareschi, ossia turchi, provenienti dalla Barberia, l'Africa settentrionale, che facevano la corsa, ossia un'attività atta a rubare merci dalle nostre zone e da tutto l'Adriatico e rapire persone. Le sei torri che vennero costruite nel 1673 dallo Stato della Chiesa si trovavano in posizione sopraelevata, su delle dune, perché dobbiamo pensare che la costa era 200 metri più avanti. Queste torri erano una sorta di base per le truppe che pattugliavano la spiaggia e che si univano alle truppe che nella notte pattugliavano a cavallo tutta la zona dal Tavollo fino a Torre Pedrera. Già nel 400 erano presenti nel nostro territorio due torri di avvistamento. Una si trovava al porto di Rimini e un'altra si trovava a Cattolica. Invece delle sei torri che furono costruite nel 1673, ne rimangono solo due, di cui una è questa a Bellaria, che è la meglio conservata, l'altra è a Torre Pedrera, anche se un pesante restauro nello scorso secolo ne ha cambiato completamente la struttura. Alla fine del Settecento le incursioni di corsari barbareschi e uscocchi si fecero sempre meno frequenti e la torre assunse il compito di tenere in quarantena i cosiddetti malati o quelli che comunque non avevano presentato la famosa fede di sanità, ossia quel documento che veniva rilasciato dai porti dai quali arrivavano. La torre oggi ospita un museo delle conchiglie, aperto d'estate. Ed eccoci finalmente a Torre Pedrera. Quella dietro di me è la famosa torre d'avvistamento che dà anche il nome alla cittadina romagnola ed è molto diversa da quella di Bellaria che abbiamo visto in precedenza. Infatti, come possiamo vedere, in alto sono stati aggiunti nel 1968, durante il restauro, alcuni merli guelfi che forse volevano ricordare la costruzione da parte dello Stato Pontificio nel 1673. Ancora oggi si stanno eseguendo dei lavori di adattamento a questa torre per far sì che possa diventare un edificio residenziale e purtroppo sta perdendo quella che era la sua originaria funzione di torre d'avvistamento, perdendo molti tratti essenziali della sua struttura.